Hello and welcome to today's webinar. My name is Leah DeBon of Lean Frontiers, and I will be serving as your host today. I do have just a few points of logistics before we get started. First, today's short presentation is being recorded, so look for an email shortly after this recording with a link to view the session on demand. Please feel free to share the recording with others in your organization. Also, due to the short nature of this webinar, we will not be fielding questions. However, if you do have questions, our presenter will share their email address and you can email them directly. And finally, this webinar is a lead up to the TWI and CADA Summit, which takes place June 11th through the 13th in Malmo, Sweden, just 20 minutes from Copenhagen. We ask that you please consider joining us for this conference, as it is a wonderful opportunity to meet up with top thought leaders in both TWI, Toyota CADA, and uniquely the integration of both TWI and CADA. You can learn more about the conference by visiting www.twiandcadasummit.eu. So with that said, let me introduce our presenter today, Fabrizio Paulin. Fabrizio teaches training within industry and Toyota CADA in many courses and masters held at major training centers and universities. He is certified trainer for TWI job instruction, job relations, job methods, problem solving, standardized work, and Toyota CADA simulation. So with that said, let me hand it off to Fabrizio. Thank you very much, Leah. Benvenuti a tutti. E grazie per essere qui con me oggi a parlare di training within industry. Il tema di oggi è riferito proprio alla possibilità di trasformare le proprie persone, migliorare le loro abilità di leader per poter beneficiare al meglio del contributo di tutti nella ricerca del miglioramento dei risultati delle nostre aziende. E vorrei partire considerando un aspetto fondamentale, che è quello legato al fatto che le nostre aziende hanno tutte quante una situazione, operano tutte quante in una situazione che è vorticosa, come questo vortice che è rappresentato qui in questa immagine, nel senso che tutto è cambiato molto rapidamente negli ultimi anni. Abbiamo una situazione di mercato che ci stressa continuamente, che ci pone delle sfide continue e sempre più forti e che mette veramente alla prova la nostra capacità di rimanere sul mercato in maniera competitiva. E d'altra parte, per capire quanto forte sia la competizione e anche la situazione delle nostre aziende, è sufficiente considerare o dare un'occhiata a questa immagine che ci dice che cosa accade nel 2019 ogni 60 secondi su internet. Guardate quanti milioni di messaggi vengono mandati via WhatsApp, sono 41,6 milioni di messaggi, ci sono 4 milioni e mezzo di video che vengono visti su YouTube, ci sono 87.500 tweet su Twitter e via via via. Guardiamo anche cosa viene speso ogni minuto online, circa $1 milione online ogni minuto. Allora, tutto questo per dire cosa? Che la situazione per rimanere competitivi diventa sempre più complicata, e quindi c'è sempre di più la necessità di trovare delle soluzioni per migliorare le performance della nostra azienda. La necessità quindi è quella di migliorare quotidianamente, anche perché se non miglioriamo quotidianamente, anche se non è necessario che torniamo indietro, ma è sufficiente anche solo rimanere fermi e perdiamo delle posizioni, perché intanto i nostri competitors migliorano e il problema è che i nostri competitors molto spesso sono anche aziende che vengono da parti lontane del mondo. Venendo da parti lontane del mondo sono anche aziende che hanno risorse finanziarie, struttura, persone, quindi la competizione che ci portano anche a casa nostra, anche qui in Italia, è una competizione davvero aggressiva, davvero importante, davvero forte. Questo signore che c'è in questa foto, che si chiama Taichi Ono, il creatore del Toyota Production System, aveva capito molto tempo fa che era importante che i suoi dipendenti fossero in grado di osservare il lavoro che svolgevano e che individuassero il modo in cui questo lavoro poteva essere migliorato. E d'altra parte è sempre più evidente, proprio in una situazione di complessità come quella attuale,
che il one show, one man show, una persona sola che decide e che ha sempre le soluzioni, ha sempre le risposte per i problemi dell'azienda, non è più possibile, non è più praticabile, perché la complessità è tanta, le variabili sono aumentate e aumentano in continuazione, le competenze sono sempre più specialistiche e quindi, siccome i tutologi non esistono, c'è bisogno che ognuno porti il proprio contributo al miglioramento per poter mantenere la competitività della nostra azienda. E ci sono delle figure che sono particolarmente importanti nelle aziende per il successo di questi processi di miglioramento, che sono i supervisori. Cosa intendiamo nel TWI per supervisori? Per supervisori nel TWI intendiamo chiunque in azienda abbia la responsabilità di altre persone o diriga il lavoro di altri, e questi supervisori sono la spina dorsale delle aziende attraverso le quali passa il miglioramento e l'innovazione, perché loro sono tra l'incudine e il martello, ossia tra i vertici aziendali che definiscono le strategie e la base, ossia gli operatori che fanno ogni giorno le attività che servono per tradurre in pratica queste strategie e per il raggiungimento degli obiettivi che la direzione ha assegnato a ciascuna area dell'azienda e gli obiettivi aziendali in senso più generale. Loro sono tra l'incudine e il martello, quindi devono essere particolarmente robusti in certe competenze e certe abilità per far sì che questi risultati vengano, grazie al loro lavoro, raggiunti. Questo signore in quest'altra foto invece è Isao Kato. Isao Kato è uno delle persone che affiancarono, che costituivano la squadra di Taichi Ono nello sviluppo e nell'applicazione del Toyota Production System all'interno degli stabilimenti di Toyota. In particolare era la persona che si occupava di insegnare il Toyota Production System e anche il training within industry. E in un'intervista che rilasciò a Art Smalley qualche anno fa, nel 2006, una delle dichiarazioni che fece è proprio che la supervisione della prima linea è fondamentale per la quotidiana attuazione di piccoli miglioramenti, per guidare i team di lavoro e per rendere coeso l'intero sistema. Toyota anche ora oggi si basa molto sul rinforzo delle abilità dei propri supervisori per raggiungere i risultati che si è prefissa, ecco. Il metodo, il programma fondamentale che scelse Toyota, ma che nasce ancora prima dell'avvio di questo processo in Toyota, è il Training Within Industry. In due parole, è una metodologia che inventarono gli americani su input diretto del governo, quando durante la Seconda Guerra Mondiale dovettero convertire l'industria manifatturiera in industria bellica, aumentando le produzioni, perché all'inizio gli americani rifornivano gli eserciti alleati di materiale, poi dopo l'entrata in guerra anche degli Stati Uniti a seguito dell'attacco giapponese a Pearl Harbor, dovettero aumentare anche le quantità di prodotti, di beni, di materiali che venivano prodotti ai fini bellici, per gli scopi bellici. Dovendolo fare in un momento in cui tutti gli uomini, gli operai esperti, erano usciti dalle fabbriche perché si erano recati al fronte a combattere in Europa oppure nel Pacifico, e quindi nelle aziende erano entrate le donne, come quella signora lì che è la famosa Rosie De Riveter, una rivettatrice di ali di aeroplani, che è diventata un po' il simbolo di questo movimento, di questo metodo, il Training Within Industry. Quindi cosa ha fatto il governo? Ha chiesto ad alcune persone, alcuni uomini di produzione e anche a qualcuno che si occupava invece di tecniche di formazione, di psicologia dell'apprendimento, di sviluppare un metodo che ispirasse solidi principi di natura umana che funzionassero sempre, che dessero dedizione al lavoro, che producessero risultati, che contribuissero a creare i leader per rinforzare il lavoro di squadra, perché già allora avevano capito che più teste pensano meglio di una sola e che soprattutto, dovendo avere tante competenze, era impensabile riunirle tutte in una sola persona, anche per una questione strategica, che se poi viene a mancare quella sola persona che sa tutto, l'azienda muore, si paralizza. Quindi hanno sviluppato questo programma. Il programma parte dall'osservazione che per svolgere bene il proprio lavoro
Un buon supervisore ha cinque caratteristiche deve avere. Due riguardano le competenze, competenza sul lavoro che va a dirigere, a coordinare, e competenza sui limiti, sugli ambiti delle proprie responsabilità all'interno dell'azienda per quanto riguarda il suo lavoro. E poi tre abilità. Abilità a istruire i propri collaboratori, a migliorare i metodi di lavoro e a motivare e guidare i propri collaboratori. Le caratteristiche relative alle competenze, ossia il lavoro e la responsabilità, si apprendono direttamente in azienda, perché lo stesso tipo di lavoro, lo stesso tipo di prodotto può essere realizzato in modo diverso in base alle tecnologie e alle conoscenze, al know-how che hanno le singole aziende. E tante volte, addirittura, può cambiare anche da stabilimento a stabilimento della stessa azienda, in caso di aziende che abbiano più stabilimenti, magari in parti diverse del mondo. Lo stesso vale per la responsabilità, i limiti delle responsabilità di un supervisore, tanto sono definiti all'interno di ciascuna azienda, ma anche possono essere diversi ancora una volta da stabilimento a stabilimento dello stesso gruppo aziendale. Invece l'abilità a istruire, a migliorare i metodi e a motivare e guidare sono delle abilità che sono universali, che prescindono dal tipo di lavoro che si svolge o che si soprintende in azienda. Sono delle abilità che si possono apprendere, che poi possono venire, che vanno impiegate per poter svolgere bene il proprio lavoro di supervisore, vanno impiegate in qualsiasi ambiente di lavoro. E guardate che non parlo solo di ambienti di produzione, ambienti manifatturieri o industrie di assemblaggio, industrie di processo. Questi principi sull'istruzione, sul migliorare i metodi, sul motivare e guidare vengono applicati e venivano applicati già in tempo di guerra, ad esempio anche negli ospedali, per come preparare i letti, per come muovere i pazienti che avevano delle limitazioni, insomma per come prendersi cura dei feriti che tornavano dal fronte, che era considerato anche un elemento di particolare onore. Ecco. Al centro di tutte queste caratteristiche, ossia le competenze sul lavoro, le responsabilità e l'abilità a istruire, migliorare i metodi e motivare e guidare, c'è la sicurezza. L'aspetto della sicurezza è l'elemento fondamentale che guida tutte le azioni e le supervisioni all'interno dell'azienda, ossia il lavoro bisogna che sia svolto in sicurezza. La responsabilità è garantire che gli operatori operino in sicurezza, si istruisce segnando i rischi di farsi male, si migliorano i metodi prestando attenzione a non introdurre cambiamenti che mettano in pericolo la sicurezza, si motiva e si guidano le persone a lavorare in sicurezza. Per sviluppare quelle tre abilità lì, il Training Within Industry sviluppò tre programmi di training: Job Instruction per l'abilità a insegnare, Job Methods per l'abilità a migliorare i metodi e Job Relation per imparare a gestire le relazioni con i propri collaboratori in maniera costruttiva e positiva. Il primo, Job Instruction, insegna ai supervisori come si fa a formare rapidamente gli operatori per eseguire un lavoro in maniera corretta, sicura e coscienziosa. È un programma che è fortemente strutturato, e questa vedrete una caratteristica tipica del Training Within Industry. Tutti i programmi di training, che in realtà più che di semplici training, potrei parlare di programmi di sviluppo delle abilità, sono fortemente strutturati e guidati. Il primo passo dice prepara il lavoratore. Quando gli devi insegnare un lavoro, prima di tutto preparalo, facendo attenzione di interessare la persona a imparare il lavoro. Una volta che lo hai preparato, presentagli tu l'operazione, ma presentala in modo da non sovraccaricarlo di informazioni, per evitare che ne ritenga poche, dando un addestramento graduale secondo determinati criteri che gli consenta di apprendere gradualmente prima cosa fare, poi anche il come, poi anche il perché. Terzo passo, farlo fare a lui, fare a lui il lavoro che gli stiamo insegnando, continuando, affiancandolo e osservandolo e dandogli le indicazioni fino a che l'istruttore non sa che la persona, sia essa un operatore o un'operatrice, ha appreso davvero a fare il lavoro. Infine, il quarto passo è il follow up, ossia
mettere la persona a lavorare da solo, ma con una particolare attenzione a incoraggiare le domande, perché molto spesso, soprattutto le persone che entrano per la prima volta in azienda, per il timore di apparire poco adatti al lavoro, non fanno delle domande, quindi gli rimangono dei dubbi, non imparano certe cose e poi cosa succede? Che combinano i guai in produzione perché poi assemblano in maniera sbagliata, danneggiano le attrezzature, si fanno male e via via via. Se il metodo è applicato correttamente, il corollario di tutto è che se l'operatore non ha imparato, è stato l'istruttore che non ha saputo insegnare, perché il metodo è molto robusto e guida proprio a insegnare fino a che noi non sappiamo che la persona che ci sta ascoltando ha imparato. Che risultati si ottengono attraverso le job instruction? Non è, come molti credono, un metodo per sveltire le operazioni di formazione. Attraverso le job instruction si standardizzano i processi e si riducono gli scarti, i difetti, la necessità di rilavorare, la necessità di incidenti, cioè il rischio di incidenti sul lavoro e di danneggiamenti a strumenti e attrezzature. E guardate che la standardizzazione è un elemento fondamentale per chi applica la Lean. Taichi Ono diceva: non ci può essere Kaizen se non ci sono gli standard, se non c'è standardizzazione dei processi. E la ragione è molto chiara: se non abbiamo un processo stabile e standardizzato che tutti facciamo allo stesso modo, quale vado a migliorare quando faccio l'intervento di miglioramento? Non lo miglioro tutto, miglioro solo uno, quello che prendo in esame, ma se poi ho qualcun altro che la stessa operazione la fa in maniera diversa, quello non l'ho migliorato, finché anche lui non si mette a fare così. Quindi la standardizzazione è, direi, fondamentale da questo punto di vista, ecco. Il secondo dei programmi è Job Methods. Insegna ai supervisori come migliorare costantemente il modo in cui il lavoro è svolto, facendo il miglior uso possibile delle persone, dei macchinari e dei materiali che abbiamo disponibili ora. Anche questo è un metodo molto strutturato e molto guidato, perché, ancora una volta in quattro passi, prevede di scomporre i lavori in ogni singolo dettaglio, di porsi delle domande, che sono delle domande ben precise e in una sequenza ben precisa su ciascuno di questi dettagli, e a seconda delle risposte che ci diamo alle domande, si sviluppa un nuovo metodo che viene misurato e, una volta verificata la maggiore efficacia, viene applicato questo nuovo metodo. Quello che si vede in verde nella slide è il foglio di scomposizione del lavoro che viene usato durante l'osservazione. Cosa importante? Il lavoro lo si scompone non sulla base delle istruzioni, delle work instruction o di come noi sappiamo che viene fatto, ma osservando l'operatore al lavoro, facendolo. Le domande sono queste e questa è la sequenza. Perché faccio quel dettaglio? Cosa intendo ottenere con quel dettaglio lì? Dove è meglio farlo? Quando è il momento migliore per farlo? Chi è la persona più indicata per farlo? E come posso semplificare? A seconda di cosa, di qual è la domanda sulla quale mi focalizzo, o meglio, di quale domanda è applicabile, farò qualcosa su quel dettaglio che, nel caso si applichi il perché, ossia ogni volta che non è necessario farlo, lo elimino. Ogni volta che posso farlo in un posto diverso, in un momento diverso, o che lo fa una persona diversa, riorganizzo oppure combino assieme alcuni di questi dettagli. Queste tre sono le domande tipiche di chi dello SMED, voglio dire. Vengono usate proprio per fare SMED, queste tre. Ogni volta che si può, si toglie tutto il lavoro, tutto quello che non è operazioni interne, si cerca di allontanarle dal cambio formato propriamente detto. E infine, come posso semplificarlo? E qua mi vengono delle idee, devo provarle, e in base a quello che ne viene fuori, sviluppo un nuovo modo. Questo Job Methods è quello che i giapponesi, quando importarono il TWI negli anni 50, tradussero in Kaizen no Shikata, ossia il modo per fare il miglioramento continuo. E attraverso questo strumento si impara a fare i piccoli miglioramenti, i piccoli miglioramenti quotidiani sulle linee, sulle celle di assemblaggio, in ufficio, su come si trattano i documenti e via via via. Non è attraverso questo che si stravolge la linea di produzione, si passa dal sistema push al sistema pull, e si passa dallo stock al flusso e via via.
Questo serve per fare i miglioramenti quotidiani continui quando devo risolvere dei problemi che mi impediscono di essere efficace ed efficiente. Terzo e non meno importante è il training job relation, ossia l'abilità che i nostri supervisori devono avere di, tra virgolette, tirarsi dietro le proprie persone, anziché spingerle a fare, di tirarle verso di sé. E questo si riesce a fare solo se si instaurano delle relazioni positive con gli operatori, per prevenire che si verifichino dei problemi, ma laddove i problemi sorgono, per trattarli in maniera da ottenere un risultato positivo. Ancora una volta, quattro passi. Il primo, di fronte a un problema, dice innanzitutto definire l'obiettivo con riferimento al problema di relazioni con quella persona, con quel mio collaboratore, con quel mio collega. Prima di tutto, quando c'è un problema, bisogna ricercare i fatti, cioè raccogliere l'intera storia e capire che cosa è bene successo. E l'intera storia si raccoglie solo dopo aver raccolto le opinioni e le impressioni delle persone coinvolte. Senza di queste, l'intera storia è difficilissimo averla, perché le impressioni e le opinioni delle persone coinvolte, anche se sono impressioni sbagliate, per quelle persone sono dei fatti. E prima di decidere cosa fare, è necessario conoscere queste cose. Non significa anche avallarle, significa conoscerle. Secondo passo, una volta che abbiamo raccolto i fatti, cerchiamo di capire quali sono le possibili azioni che possiamo fare. E qui, nella generazione delle possibili azioni, non dobbiamo farci prendere dall'impulso di saltare alle conclusioni. Dobbiamo soppesarle bene, soppesarle secondo un determinato metodo. Una volta che abbiamo deciso cosa fare e cosa non fare, dobbiamo fare quelle azioni. E qui è importante che anche quando fossero azioni fastidiose, ma anche azioni che prevedono delle attività che il nostro operatore, il nostro collaboratore, la persona con la quale abbiamo questo problema potrebbe non apprezzare, dobbiamo farle noi, non delegarle agli altri le cose fastidiose, perché questo ci legittima come leader. Assumersi le proprie responsabilità, anche quando sono delle responsabilità faticose e fastidiose. Infine, il quarto passo è quello di verificare i risultati, ossia di vedere se l'azione ha migliorato la produzione, perché l'obiettivo che ci definiamo non è un obiettivo di tipo, come dire, personale. Non dobbiamo prenderci delle soddisfazioni, fargliela imparare alla persona che si è comportata male o no. No, io devo definire un obiettivo che mi consenta di continuare a ottenere gli obiettivi, quei risultati in termini di quantità, qualità e rispetto dei costi che mi sono stati assegnati. E se ho le persone che per qualche ragione non lo stanno facendo come si deve, devo lavorare, devo trovare delle azioni da fare per riportare le persone a sostenermi nel raggiungimento dei miei obiettivi. Perché? Perché il supervisore ottiene i risultati attraverso il lavoro degli altri, attraverso delle ore degli altri, e per farlo instaura un sistema di relazioni con i propri collaboratori, quella linea che nera che va dal supervisore alle persone, che si chiama la linea delle job relation. Più dritta e più robusta è quella linea bidirezionale attraverso la quale il supervisore parla ai propri uomini e i propri uomini danno dei feedback al supervisore. Deve essere mantenuta dritta e robusta. Molte volte fa le curve, e quando fa le curve abbiamo dei problemi di relazioni. Non si interrompe mai, perché anche durante una disputa, una lite, c'è comunque una relazione di tipo negativo, di tipo aggressivo, ma è una relazione anche quella. Bene, i quattro principi per mantenerla dritta, quella linea lì, sono: fai sapere a ciascun lavoratore se sta lavorando, dei tuoi uomini, se sta lavorando bene o male, dagli riconoscimento dei meriti quando se lo meritano, informare in anticipo le persone sui cambiamenti che le riguardano, non dirglielo all'ultimo momento, e soprattutto usare al meglio le abilità di ciascun lavoratore senza mettersi per traverso nel loro sentiero di crescita per paura che ci facciano ombra, perché un buon leader fa crescere gli altri leader. Perché sono importanti queste? Sono numerosi studi internazionali hanno dimostrato che la ragione principale per cui le persone lasciano il posto di lavoro è la qualità del rapporto con il loro diretto superiore. Grazie all'uso sistematico di quei quattro fondamenti che abbiamo appena visto, che sono questi, possiamo costruire un sistema di relazioni che sia positivo. Grazie al metodo in quattro passi, per la gestione dei problemi possiamo risolverli in modo da mantenere la focalizzazione sui risultati che dobbiamo raggiungere.
attraverso questo training, voglio dire, l'applicazione di questa metodologia della job relation, si sono ridotti sensibilmente i tassi di assenteismo, le vertenze sindacali, i licenziamenti, le resistenze al cambiamento ridotto con la Lean. Guardate che questa, che è riportata per ultima, non è la meno importante, anzi, tutte le aziende che fanno Lean molto spesso attivano dei percorsi, fanno dei cantieri, fanno i cosiddetti Kaizen Blitz, Kaizen Week, eccetera, dove ottengono dei miglioramenti che piano piano si torna indietro. Attraverso Job Relation si riesce a invertire questa tendenza. E d'altra parte, nel Toyota Production System avevano capito molto bene questo, tant'è che avevano adottato sin dagli anni 50 e adottano tuttora il training within industry, in particolare le job instruction e le job relation, mentre per i job methods Toyota è andata avanti con l'uso di una serie di altre metodologie più evolute, introdotte in parte da Ono e dai suoi, in parte addirittura dai proprietari Toyota, in parte dai corsi di ingegnerizzazione, i P-Course, che teneva Shigeo Shingo dentro in Toyota. Tornando un attimo a quello che vi dicevo, il risultato dell'applicazione della Lean in moltissimi casi è proprio questo, che dalla situazione attuale si fa un primo evento, si definisce un nuovo standard, però piano piano, col passare del tempo, ritorniamo a una situazione magari un po' migliore del punto di partenza, ma molto meno migliore di quanto dovrebbe essere. Allora cosa si fa? Si fa un nuovo evento, si cambia nuovamente, si innalza nuovamente lo standard e poi piano piano si torna indietro. Come vi dicevo prima, invece, perché i processi Lean, Kaizen abbiano successo, bisogna stabilizzarli, bisogna soprattutto avere dei processi stabili. E sapere che i lavori sono sempre fatti nello stesso modo aiuta a instaurare processi prevedibili ed è fondamentale prima fare questo, prima di avventurarsi verso le altre componenti della standardizzazione del lavoro. Tag time, flusso, SMED e via e via e via. Tante volte succede che si fanno gli interventi Kaizen prima che ci sia stata introdotta la standardizzazione e la stabilizzazione, ecco perché è molto probabile, è molto facile poi tornare indietro in quei casi lì. Molto meno facile se noi attiviamo i processi, se noi sosteniamo il nostro percorso di Lean Transformation usando il TWI, che non è assolutamente un qualcosa di alternativo alla Lean, è un sistema di robustimento e di supporto ai supervisori, che sono quelli poi che guidano queste attività con le attività pratiche di coordinamento delle operazioni, per renderli più stabili. Quindi, per far sì che ci sia standardizzazione, usiamo le istruzioni di lavoro e le relazioni per fare in modo che la gente poi faccia in quel modo che gli abbiamo insegnato. E dopo, con i job methods, miglioriamo il metodo in cui facciamo le cose, quindi miglioriamo gli standard. In sostanza, dalle pratiche attuali attraverso gli strumenti Lean si va verso lo standardized work, che viene garantito e stabilizzato attraverso l'uso di job instruction per avere processi stabili. Un ambiente positivo, ossia la gente che segue e che continua a applicare quello che abbiamo fatto per avere, attraverso le job relation, voglio dire, la sicurezza attraverso job safety, che è un quarto pilastro di training within industry. Ce n'è anche un quinto, per la verità, è il problem solving. È stato che fu richiesto dai giapponesi proprio agli americani quando portarono il TWI in Giappone, e che è il combinato disposto dei primi quattro. E quindi con il job methods poi si passa al miglioramento graduale. Quindi TWI è una parte integrante della strategia Lean, è uno strumento che può supportare e irrobustire le abilità, rendere più capaci i propri supervisori di mantenere i cambiamenti che abbiamo introdotto con la Lean. Ecco, mi rendo conto che in mezz'ora si può dire, si può toccare poco, si può andare poco in profondità, ma spero che questa panoramica abbia dato un'idea abbastanza utile e abbastanza completa di come il training within industry lavora per aiutare le aziende a sviluppare, a mantenere, a migliorare il proprio percorso di trasformazione Lean. Però
Vorrei sottolineare che il TWI funziona anche per chi la Lean non la fa, perché comunque avere supervisori che sono in grado di istruire bene i collaboratori, che sanno gestire le relazioni in modo positivo e che sanno osservare come si lavora per evitare rischi di sicurezza e per trovare modi di migliorarlo, vale universalmente non solo per chi fa la Lean. Certo, per chi fa la Lean questo è uno strumento che rende ancora più robuste questo processo di cambiamento. Io vi ringrazio tutti per l'attenzione. Vedete, per qualsiasi domanda, per qualsiasi interesse, per qualsiasi approfondimento, lì nell'ultima slide c'è il mio numero di telefono e la mia mail. Grazie a tutti e buona giornata. Everyone who participated in today's session, whether live or on demand, and have a great day.